Questi nuovi supereroi sono dei supernoi che vivono nella società per cambiarla usando non dei superpoteri, ma dei supervoleri. Io sono il cugino, sono il mio cugino. Faccio siti, installo stampanti, vivo esperienze strane. Io faccio quello, porto a casa le ragazze ubriache. Io sono quello cattivo. Il mio supervolere è quello di essere fastidioso. Per esempio, inserisco citazioni a caso nelle gare di cortometraggi, tipo... Fuggi, lussuria. Attieniti alla dieta. Ora, provate a inserirlo in un corto di 4 minuti! Nice è uno di loro, combatte la grettezza con la gentilezza. Stavo avendo dei problemi con il mio computer e Nice si è offerto di darmi una mano. Ha spento e riacceso e ha risolto il problema. Ok, va bene, quella volta ero più ubriaca io della mia amica. E Nice si è offerto di portarci a casa tutti e due. Ci ha caricato in spalla, non si è tirato indietro, insomma, è un tipo a posto. È antipatico! E poi non capisco cosa ci trovino in lui le ragazze! Vuoi mettere? Ciao e benvenuti sul mio canale. Abbiamo incontrato Nice e abbiamo importanti rivelazioni sul suo passato. Non perdetevi il mio prossimo video. Allora, sei anche tu qui per incontrare Nice? Sono qua da tutta la mattina, lo sto aspettando in fermento, non vedo l'ora che arrivi. È troppo figo. Eccolo. Eccolo, eccolo, seguimi. Siamo qui a Nonantola, nella Bassa Modenese. Qui è dove è nato Nice, il capostipite dei supernoi. Siamo qui per incontrarlo e per fargli qualche domanda, anche un po' scomoda se vogliamo. Allora, Nice. Adesso è un po' impegnato con le sue fans, ma poi ha detto che parlerà un po' con noi. Ti prego, ho solo 126 follower sul canale, ho bisogno di view. Va bene, solo 5 minuti però. Come diceva sempre Batman, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Da dove nasce questa voglia di responsabilità di Nice? Ma diciamo che da piccolo guardavo molti film di supereroi, leggevo molti fumetti di supereroi, diciamo tutto legato al mondo dei supereroi. Poi ho capito che potevo essere il protagonista di quello che volevo vedere nel mondo, come dice sempre mio cugino. Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Ma diciamo che ho iniziato dalle cose semplici, le cose che danno un po' fastidio a tutti. Per esempio, a me il disordine non piace. E da lì mi sono impegnato sempre di più, sempre di più. E mi hanno iniziato a seguire anche gli altri. Mio cugino, Black Bamba. Killer Banana. Killer Banana no. Avevano detto di no. Perché? Cosa è successo fra di voi? Lasciami stare. La gente vuole sapere! E niente, amici, se n'è andato. Però noi continueremo a fare del nostro meglio. Seguitemi sul mio canale per non perdervi neanche una puntata. Cosa tocchi la telecamera? Mica la spegni tu. Fa molto TikTok, dai, fammelo fare per cortesia. Sì, però non toccare l'obiettivo, eh.